Salve Merdoni, bentornati sul canale dell'Impero del Cinema, teaser trailer del Joker di Todd Phillips, finalmente. Allora, approfitto di questa reaction per dire un attimo due cosette e chiarire un paio di punti che secondo me sono stati molto fraintesi al tempo della pubblicazione del video dove criticavo in due minuti scarsi quella che per me era un'isteria eccessiva derivata da un semplice make-up test di appena 40 secondi. Quindi molte persone hanno frainteso questo, secondo me, hanno frainteso il mio video come una critica ai cinecomics, come se i cinecomics mi hanno rotto il cazzo. Sì, in parte sì, in parte mi hanno rotto il cazzo, ma allo stesso tempo non è che ho pregiudizi su qualunque cinecomics. Se il progetto mi interessa, per me non fa la minima differenza che sia un cinecomics, un thriller, un horror o cos'altro. Nonostante il video dove criticavo quest'isteria, dove ho superficialmente nominato uno youtuber che se l'è presa molto a male, dove non ho assolutamente nominato un altro youtuber, ma che se l'è presa ancora più a male di quello che ho nominato quando non l'avevo neanche lontanamente nella testa mentre che facevo il video, sono qui proprio per chiarire questo. La mia non era una critica al film. C'è qualcuno che mi ha scritto in privato, qualcuno, molto più di qualcuno in realtà, che non ha capito un cazzo di quello che volevo dire. Perché io su questo film ci punto tanto, in quanto Joaquin Phoenix per me è uno dei migliori attori del mondo, punto. E ho fiducia totale in lui, totale, non ho il minimo dubbio che abbia tirato fuori qualcosa di spettacolare. E proprio perché sotto il trucco c'è Joaquin Phoenix, quando ho visto il trucco da clown, non mi sono stato a chiedere: è il trucco definitivo o no? C'è Joaquin Phoenix sotto. C'è Joaquin Phoenix sotto. Dio caro. Quindi, tralasciando tutto questo, mi sono stupito in negativo dei miei iscritti in quel caso. Perché è venuto fuori una cattiveria che non condivido, un modo di aggredire che non condivido. Ho creato odio senza volerlo, sono stato scambiato per un hater senza esserlo, anche perché nonostante quello che ci siamo detti con il secondo youtuber che non ho nominato ma che se l'è presa molto molto a male, lo continuo più o meno a seguire tutti e due. Li continuo a seguire tutte e due, poco, come sempre più o meno, come l'ho sempre seguiti, quindi di rado, ma continuo a seguirli. Loro mi hanno scambiato per un hater, forse il primo, quello che ho nominato in video, forse credo che abbia capito, abbiamo avuto una lunga conversazione in privato dopo, e a meno che non mi prendesse per il culo, che non mi avesse scambiato per un mentecatto, che non sa quello che dice, quello che pensa e quello che fa, ha capito cosa gli volevo dire. E quindi, let's go, perché adesso non è più un make-up test di 40 secondi, ora c'è la sostanza, e vediamo un po'. Let's go. Arthur, ti aiuterebbe a parlare con qualcuno? Mia madre mi diceva sempre di sorridere e mettere una faccia felice. Dolce. Mi diceva che ho uno scopo: portare risate e gioia nel mondo. Fermateli! Ma riguarda solo me. Lo stanno tutti impazzendo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Che c'è? If you smile through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll
Che c'è da ridere? Mostro! Gotham si è persa. Che razza di vigliacco può fare questo a sangue freddo? Uno che si nasconde dietro una maschera. Ho sempre pensato alla mia vita come una tragedia. Adesso vedo che è una commedia. Allora, prima di tutto dico una cosa che non c'entra con questo. Anzi, c'entra, ma indirettamente. Allora, se c'è stata una cosa che ho detto di Todd Phillips agli amici, comunque alle persone con cui ho sempre parlato di cinema, su Una notte da leoni, è che sì, il film è comico, è estremamente comico. Le situazioni sono comiche, la recitazione è impostata sulla commedia. Ma i toni fotografici, i movimenti di macchina, la regia di Phillips, l'ho sempre vista solidissima, cupa anche. La cosa che mi faceva ridere di Una notte da leoni era proprio il suo sottotono cupo, la sua regia solida e morbida. Ho sempre pensato, questo, se secondo me se gli dai un horror in mano, un thriller, questo lo sa fa tranquillamente. Tac! Quindi, tralasciando questa conferma a me stesso, autoreferenziale, ma che cazzo di trailer è questo lì? Ma che cazzo di trailer è? Ma cos'è? Bellissimo, gente, bellissimo. Allora, se qualcuno ora, se qualcuno ora s'azzarda a di non mi piace il trucco, lo vado a cercare a casa. Tralasciando la risata agghiacciante, tralasciando i toni drammatici da fare schifo, tralasciando quanto è struggente la musica del trailer, quanto sono struggenti le immagini e i significati che portano dietro fusi con quella musica. Brividi. 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 Jared Leto chi? Non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Solo che non pensavo così. Solo che non pensavo così bello. Non pensavo che mi sarebbero venuti i brividi. I brividi. Sulla scala, alla fine, zoom, zoom, zoom.